Padre Pio TV, come annunciato in apertura di programma all'interno di Un Santo Fra Noi, anche quest'oggi torna lo speciale novena di Padre Pio. Fate questo in memoria di me. Sempre in nostra compagnia Domilde Brando Scicolone. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, anche quest'oggi insieme per parlare di liturgia e nello specifico dell'Eucaristia. Abbiamo cominciato questo eh, percorso parlando del termine. Ieri, invece, l'appuntamento di ieri abbiamo eh, visto e ci siamo soffermati sulla Pasqua, invece quest'oggi. Eh, Dominile Brando vogliamo soffermarci su come è cominciato ecco, il rito della celebrazione, soprattutto partendo dai primi, dai primi secoli. Noi siamo abituati a pensare da, da parecchio tempo che la messa o la liturgia in genere è qualcosa di stabilito, di fisso, di intoccabile, di intangibile e qualcuno arrivava a pensare forse che Gesù Cristo avesse usato un messale, invece non è così la cosa. Come è cominciata? Le prime notizie che noi abbiamo sul rito, proprio sul modo di celebrare, le troviamo nel Nuovo Testamento, ma non sono molte le indicazioni. Certo si inserisce eh, questa esperienza celebrativa, dicevamo già ieri, sulla celebrazione della Pasqua ebraica. È stato un po' quel rito lì che ha influenzato evidentemente perché Gesù ha cambiato il significato, dicevamo, ma non ha cambiato il rito, tranne che qualche elemento, per esempio l'agnello non c'è più, perché l'agnello era prefigurativo, invece Gesù è il vero agnello, ma nella sua persona. Ci ha salvato con il suo sangue, non con il sangue dell'agnello. Ma a parte questo, nella primitiva comunità cristiana, curiosamente, non si è celebrata l'Eucaristia il giovedì, quando Gesù avrebbe istituito il sacramento della della cena pasquale del Nuovo Testamento. Perché secondo, anche secondo Giovanni Paolo II, in un documento eh, Ecclesia dell'Eucaristia, dice quando gli Apostoli hanno visto Gesù nell'ultima cena che prendeva il pane, diceva prendete e mangiate, eccetera, avranno capito quello che è successo? E lui risponde: probabilmente no. Lo avranno capito dopo. E cioè dopo la risurrezione. Quindi noi dobbiamo partire dalla sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato. E Gesù risorto, dice l'Evangelista Giovanni, venne in mezzo a loro quando erano a porte chiuse. Otto giorni dopo, di ritorna di nuovo e lo incontrano, c'è Tommaso. Poi avvenne la terza volta sul lago di Tiberiade ed è qui che Giovanni dice che Gesù stesso aveva preparato del pesce sulla braccia e poi ci ha portato il pesce altre volte dice avete qualcosa da mangiare. Dunque Gesù risorto che viene in mezzo ai discepoli e mangia con loro. Questo fatto che avviene il primo giorno della settimana, dopo. il giorno dopo il sabato, che è la domenica. Noi la chiameremo poi domenica. Otto giorni dopo. E poi sembra proprio che le apparizioni di Cristo risorto siano avvenute ogni primo giorno della settimana, per cui quel primo giorno della settimana si è chiamato poi giorno del Signore, in latino domenica. Lo troviamo questo termine nell'Apocalisse, l'Apocalisse 1.10. Sappiamo allora il giorno, ogni. Poi è arrivata l'ascensione, l'hanno visto salire al cielo, non l'hanno visto più. Poi è sceso lo Spirito Santo e da allora, dal giorno di Pentecoste, ogni primo giorno della settimana, sono ormai quasi duemila anni, che la Chiesa si riunisce ogni primo giorno della settimana. Un'altra notizia che ci danno gli atti degli Apostoli è il luogo. Atti 2.42 dice così, che i discepoli erano assidui nella dottrina degli Apostoli nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. E in Atti 2.46, subito dopo, si dice che ogni giorno frequentavano il Tempio, erano ebrei, almeno fino a quando il Tempio poi non è stato distrutto nel 70 d.C. dai Romani, e spezzavano il pane, ormai questo è un termine tecnico, spezzavano il pane nelle case. C'è un'opinione diffusa che i primi cristiani si riunissero a Roma, per esempio, nelle catacombe. Questa è un'idea che viene dal romanzo Covadis, perché le catacombe erano cimiteri pubblici, conosciuti dall'autorità e dalla polizia. Se si fossero nascosti nelle catacombe li avrebbero ammazzati tutti, bastava chiudere l'imboccatura della catacomba. No, spezzavano il pane nelle case, cioè una, un cristiano metteva a disposizione della comunità la sua casa. E lì si riunivano e celebravano, non c'era bisogno di un posto specifico per celebrare, perché il luogo dove Dio abita non è il Tempio, come si pensava presso gli ebrei e come pensano i pagani, nei templi c'è la divinità, ma il luogo dove Dio abita è Cristo Gesù, il corpo di Cristo, e dove si riuniscono i cristiani. Perché Gesù aveva detto dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono sì. là in mezzo a loro. Troviamo una descrizione, o meglio una notizia in, negli Atti degli Apostoli, mh, al capitolo 20, dove Luca scrive, era il primo giorno della settimana, c'eravamo riuniti per spezzare il pane, questo è un termine tecnici. e Paolo, dovendo partire il giorno dopo, protrasse il suo discorso fino a mezzanotte, poi a mezzanotte, uno che stava, un ragazzo che stava sul, sulla finestra cadde giù preso dal sonno. Paolo lo risuscitò, continuò a parlare, poi spezzò il pane, e continuò a parlare fino all'alba. Ci troviamo qui un altro elemento, un'altra indicazione: che si riuniscono per spezzare il pane, però l'apostolo parla. Dunque, vediamo qui la liturgia della parola e la liturgia eucaristica propriamente detta insieme, anzi, addirittura Luca, che era l'autore degli atti. Fa risalire alla sera di Pasqua questo accostamento, quando Gesù si accompagna con i discepoli di Emmaus e lungo la strada spiegava loro quello che nelle scritture lo riguardava. E poi dice che i discepoli però lo riconobbero nella, nello spezzare il pane. Dunque, liturgia della parola, liturgia eucaristica è fin dall'inizio. Ma quali letture? Parlava Gesù, o parlava l'Apostolo? Non c'era un testo scritto all'inizio, nei primi decenni. Verso la fine del primo secolo, e qui usciamo dal nuovo testamento, troviamo un documento che però si era perduto, e è stato diciamo restaurato nel secolo XIX, chiamato La Didache. Nella Didache, questo antichissimo catechismo della fine del primo secolo, quasi contemporaneo all'Apocalisse. Si parla dell'Eucaristia. L'abbiamo parlato eh, il primo giorno parlando del termine. Riguardo all'Eucaristia così rendete grazie. E c'è un schema, un canovaccio, diciamo così, di preghiera eucaristica. Appunto perché l'Eucaristia significa preghiera di ringraziamento. Prima sul calice, poi sul pane. Molto ebraicizzante questa descrizione. C'è un'idea bellissima però in questa... Secondo ringraziamento, quando si dice mandi il tuo spirito, oppure si dice come questo pane era sparso, come grano, era sparso, sui colli così, raduna la tua chiesa dei quattro venti. Dunque il pane e il vino diventano il segno anche della comunità, molti che diventano un solo pane, un solo corpo, come molti chicchi di frumento diventano un solo pane appunto. Questa è la prima testimonianza antichissima che abbiamo della Didache. Un altro documento importante è a metà del secondo secolo, intorno all'anno 150, i cristiani erano perseguitati e un, un filosofo importante, Giustino, diventa cristiano. Con la sua autorità di filosofo conosciuto si permette a un certo momento di scrivere una lettera aperta, una apologia in difesa dei cristiani all'imperatore Antonino Pio. Sono le due, due apologie di Giustino. E nella prima apologia descrive nei primi 60 capitoli quello che i cristiani credono. E nel, dal capitolo 61 in poi quello che i cristiani fanno, celebrano. E comincia dal battesimo. Ora esporremo come ci siamo consacrati a Dio. Eh, eh, parla del battesimo. Arrivata al capitolo 65 parla della Eucaristia alla quale partecipano i nuovi battezzati. Diremmo così la prima comunione, ma erano tutti insieme gli adulti che, come adesso, adesso. Invece al capitolo 67 dice così, E nel giorno del sole. Quella che noi chiamiamo la domenica, i romani la chiamano il giorno del sole, che è il primo giorno della settimana, non l'ultimo, attenzione. E nel giorno del sole tutti ci raduniamo dalla città e dalla campagna in uno stesso luogo. E prima si leggono le memorie degli apostoli e dei profeti, quanto il tempo permette. Apostoli e profeti sono gli scrittori del Nuovo Testamento. Apostoli, quelli che sono apostoli, e profeti sono forse quelli che sono, hanno scritto il Vangelo, ma non sono apostoli, prendete Marco e Luca per esempio. Dunque il fatto che queste memorie degli apostoli e dei profeti si leggono nell'assemblea ha fatto sì che questi libri che si leggevano erano considerati sacra scrittura al pari del libro dell'Antico Testamento. E poi colui che presiede fa un'esortazione per imitare questi nobili esempi, è l'omelia. Poi, poi tutti insieme ci alziamo e preghiamo, la preghiera dei fedeli. Poi vengono portati a colui che presiede pane, vino e acqua. Colui che presiede fa una preghiera di ringraziamento secondo la sua capacità. Dunque non c'è una preghiera scritta. Il vescovo, il prelato, il presidente dell'assemblea fa una preghiera secondo la sua capacità. Tutti rispondiamo Amen, l'amen della preghiera eucaristica e poi con i doni così benedetti se ne distribuisce ai presenti e per mezzo dei diaconi se ne manda agli assenti. Dunque abbiamo noi a metà del secondo secolo una struttura di celebrazione eucaristica che tutto sommato è come quella che abbiamo oggi. Sì, Troveremo no? col andare avanti nella storia che ci saranno tante precisazioni, arricchimenti, involuzioni, eh, suffetazioni, direbbero in termini architettonici. No. Adesso con la riforma del Vaticano II siamo tornati alla linea perlomeno originaria. Un altro documento importante per capire la storia della celebrazione è la tradizione apostolica, un libro scritto all'inizio del III secolo, siamo ancora in tempo di persecuzione attribuito dalla, dalla tradizione a Ippolito, Ippolito prete romano, che era un po' conservatore, forse era un po' contro il Papa, però poi è morto martire in Sardegna insieme con Ponziano e quindi è considerato santo. Bene, questo, in questo libro l'autore o i compilatori hanno voluto fissare la tradizione. Per noi questo è prezioso perché se all'inizio del III secolo 215-220 significa che quella era la prassi del secondo secolo. Ora non c'è un capitolo esplicito sull'Eucaristia, per la verità, però si parla della celebrazione eucaristica nel capitolo primo dove si tratta dell'ordinazione dei Vescovi. Il Vescovo veniva eletto da tutta la comunità, i Vescovi sono sempre eletti. Anche oggi che, si, che sono nominati, di fatto eh, si chiamano elezioni. Perché era la comunità, i sacerdoti e il popolo che eleggeva il vescovo. Quando tutti hanno eletto quello che ritengono degno, poi si riuniscono il, il popolo, i sacerdoti e i vescovi vicini nel giorno di domenica e uno, tutti i vescovi impongono le mani e uno a nome di tutti fa una preghiera di ordinazione. Appena è fatta questa preghiera di ordinazione, Quel vescovo ordinato presiede l'Eucaristia e cioè parte dall'offertorio. A lui, cioè al nuovo vescovo, vengono portate le offerte, pane, vino e acqua e lui fa la preghiera Eucaristica. E qui abbiamo la più antica preghiera Eucaristica quasi completa. Evidentemente questo vescovo, appena apre la bocca, la prima cosa che fa è saluta il popolo. Da qui viene quel, il Signore sia con voi all'inizio della preghiera eucaristica, è il nuovo Vescovo che fa la preghiera in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore al nostro Dio e poi è veramente cosa buona e giusta. Ed è la conosciamo, quella della tradizione apostolica e la nostra preghiera eucaristica seconda, che è stata ripresa dopo il Concilio, non è nuova, perché è la più antica appunto dal III secolo in qua. In quella preghiera ci sono delle espressioni abbastanza arcaiche che sono state tolte nella revisione sì. diciamo così, attuale. Per esempio non si dice eh, «Egli è la tua parola vivente, no? egli che tu hai mandato nel seno della Vergine», questo non c'è scritto, e poi per, eh, «hai mandato a noi sacerdote e eh, ministro della tua volontà, messaggero della tua volontà», il testo è «angelo della tua volontà». Oppure egli stese, offrendosi liberamente la sua passione, stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Lì c'è scritto per sciogliere la morte e manifestare la risurrezione. Alcune espressioni sono state tolte in questa preghiera eucaristica della tradizione apostolica, però. Manca, manca il Santus, non c'era al III secolo. Il Santus, il Santus, è, e questa acclamazione o l'inno serafico si dice è stato aggiunto dopo e manca anche qualche altra cosa mancano le intercessioni nella preghiera eucaristica ma lo vedremo con comodo c'è il ringraziamento è cosa buona e giusta rendere grazie poi c'è l'anamnesi il memoriale tutto quello che Dio ha fatto poi c'è l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo. Poi abbiamo le intercessioni: preghiamo per il Papa, per i vescovi, per la Chiesa terrestre, per la Chiesa, in comunione con la Chiesa celeste. Per le... Queste intercessioni non ci sono, ma c'è la dossologia per Cristo, con Cristo, in Cristo, eccetera. Dunque è una preghiera eucaristica ancora in formazione. Del resto, anche la tradizione apostolica ci dice che non è necessario dire tutto a memoria, come Giustino diceva, secondo la sua capacità. Qui si dice che più o meno queste sono le idee che in una preghiera eucaristica bisogna eh. dire nella preghiera. Quindi era libera e spontanea. Diciamo che fino al III e IV secolo la liturgia veniva celebrata in modo spontaneo. Come dice Luca negli Atti degli Apostoli, spezzavano il pane nelle case, l'abbiamo ricordato, in Letizia. E semplicità di cuore, godendo la stima di tutto il popolo. Era una celebrazione domestica, familiare, ma ogni casa. volta sembrava un po' diversa. Possiamo... Poteva essere diversa. Non solo cambiavano le letture, perché leggendosi le memorie degli Apostoli e dei Profeti, quanto il tempo permette, significa che a un certo momento il celebrante, il vescovo, diceva basta, continuiamo domenica prossima. prossima certo. Dunque c'era una lettura continua di un libro, di un Vangelo o di altre... Le lettere di San Paolo, verranno dopo le letture scelte, cioè per esempio, se in un giorno di Natale, la festa di Natale arriverà nel IV secolo, ma se in un giorno di Natale capitava di leggere, non so, una guerra Israele, no, il giorno di Natale si eh. leggeva il fatto di Natale. Quindi sì. per certe feste si cominciavano a scegliere le letture. Poi avremo le letture scelte quasi per ogni giorno, ma il processo sarà lungo. lungo cioè. Anche perché all'inizio, ripeto, c'era l'Apostolo, poi c'erano le lettere degli Apostoli che, sì, che, che arrivavano alle varie chiese, poi dopo saranno scritti i Vangeli proprio per essere proclamati nella liturgia. Dunque, nei primi tre secoli, o fino al 313, cioè fino all'editto di Costantino, Questo. la liturgia era molto spontanea, ma c'era la gioia. Di trovarsi insieme per godere della presenza del Signore. Il giorno di Pasqua Gesù appare, otto giorni dopo, chi gliel'ha detto a Tommaso? Gli altri dieci che c'erano, ma gliel'avranno detto con gioia: Abbiamo visto il Signore, abbiamo mangiato col Signore. No? Questa era una gioia di incontrare il Signore, questo è il motivo per cui la chiesa da allora ogni domenica si riunisce. Le cose cambiano. E cambiano radicalmente da un punto di vista esteriore con Costantino. Quando, peraltro siamo nel 2013, quindi siamo a 1700 anni da quella data, quest'anno il centenario del, eh, dell'editto di Milano, no? nel 313 quando Costantino vince, Massenzio dice la tradizione, col segno della croce, in Oxigno vincesse, e, e comincia a capire chi sono, a conoscere chi sono i, i cristiani, cristiani, chi è il papa e incontri il papa che era vestito avevano paramenti per celebrare no, così erano. allora quando vedi Papa Silvestro che è vestito come un pescatore o come un contadino o come un pastore come, anche per non essere riconosciuto l'imperatore dice ma tu devi essere vestito perlomeno come me allora dà al Papa le in, gli abiti imperiali quindi il paglio la, la, la mitra i, i calzari il trono la genuflessione si faceva la genuflessione all'imperatore ah, perché era all considerato Dio. Al Papa non perché è considerato Dio, ma perché ha la stessa dignità. I diaconi, che c'erano già negli atti degli Apostoli, i diaconi vestono come i senatori, con la dalmatica. Dunque, e non solo, Ma Costantino regala al Papa il suo palazzo del Laterano, dove c'era la sala delle riunioni, che si chiamava Basilica. E poi costruisce lui delle basiliche e costruisce delle memorie. Si chiamano memorie, sulla tomba degli apostoli. Così la memoria di San Pietro in Vaticano, la memoria di San Paolo sulla via Ostiense, che poi diventeranno grandi e saranno chiamate basiliche, anche se in origine delle memorie, diventano delle grandi costruzioni. E allora questa basilica accoglie volentieri, i cristiani sono contenti di avere uno spazio abbastanza ampio e l'adattano per la celebrazione. Quindi in fondo mettono un'abside. Rivolta a oriente, dove si può, perché a Roma non si rispetta questo, ma un oriente ideale. Sotto l'arco trionfale mettono l'altare, davanti all'altare c'è un recinto dove sta la scola cantorum, che ricorda il giardino del Golgota. La, la, la tomba vuota diventa lambone da cui l'angelo, cioè il diacono, annunzia il Vangelo. La celebrazione diventa veramente solenne. C'è un grande sviluppo della celebrazione quanto al rito, però succede che il popolo per un sacro timore si allontana, non è più quella attorno all'altare tutti in gioia e letizia, letizia, ma diventa qualcosa di uno spettacolo. Non solo, ma siccome è gli abiti del palazzo imperiale, il trono dell'imperatore, eccetera, eccetera. Entra nella liturgia, per così dire, un cerimoniale di corte. Al Papa c'è il baciamano, c'è la genuflessione, eh, tutto quello che si presenta al Papa prima di essere baciato, è, e questo è rimasto fino, fino a oggi, grosso modo. No? Il concilio ha semplificato, ma nasce da questo fatto. Così, nel, nel palazzo imperiale, specialmente d'Oriente, Costantinopoli è in Oriente, c'era molto uso dell'incenso per profumare l'ambiente, quindi è chiaro che tutta questa la liturgia cristiana, le liturgie cristiane, non solo quella romana, ma anche quelle orientali, nascono si sviluppano nel IV secolo. Nel IV secolo avviene veramente un grande cambiamento. Lo continueremo domani. Infatti domani eh, da questo cambiamento, come tu dicevi, dalle case ecco, alle basiliche, alla Chiesa, davvero un cambio radicale, soprattutto ecco, per le liturgie e per le celebrazioni. Abbiamo ascoltato come anche i, questi, i cristiani di quel tempo hanno avuto un po' di timore rispetto alla gioia, alla semplicità dei riti eh, casalinghi, se così possiamo dire, alla al, maestosità invece di, di, di una basilica o di un rito celebrato appunto in una. Chiesa. Domani invece continueremo dal IV secolo, eh, vedremo come sono cambiate anche eh, le cose. Bene, grazie anche quest'oggi, Domingo Brando. Ci ritroveremo domani, sempre con lo speciale. Fate questo in memoria di me, in preparazione alla festa di San Pio da Piedelcina.